Apolla, da diverso tempo, è stata portata avanti dall'amministrazione comunale un'iniziativa denominata Adotta un'aiola. Privati cittadini prendono in consegna un'area del paese per curarla e tenerla in buono stato, ma, a dirla tutta, questa iniziativa era stata presa già da alcuni cittadini prima della delibera del comune, prendendo in cura la piazzetta in via Fornaci, a qualche decina di metri dalla stazione di Apolla. Insomma, un influenzarsi a vicenda che ha fatto bene a quest'area e non solo. E nei giorni scorsi la piazzetta è stata ufficialmente denominata Piazzetta delle Fornaci, alla presenza del sindaco Rocco Giuliano, degli amministratori e di molti cittadini, e soprattutto alla presenza di Giuseppe Di Donato, Gerry Tramontano e Franco Cipresso, ovvero i tre cittadini che curano la piazzetta con amore e dedizione da diversi anni. A loro, soprattutto, sono andati gli applausi dei cittadini. Il nome della piazzetta prende spunto dal passato, dalla storia. La via, infatti, era dedicata alle fornaci, ovvero aziende artigianali di creazione di mattoni, una vera ricchezza per anni nel territorio.